Direttore Razzini, un'altra opera viene completata sul nodo di Palmanova. Di cosa si tratta? Si tratta dell'opera 19 che finalmente va nella posizione prevista progettualmente. Dopo mesi che si è passato su un'opera in posizione defalcata per consentire la realizzazione dell'opera progettuale, finalmente il traffico viene posato sull'opera così come prevista a progetto. Ecco, si tratta della direttrice Udine Trieste. Si tratta della direttrice Udine Trieste. E gli utenti che da Udine andranno a Trieste da domattina passeranno sull'opera definitiva. Il secondo lotto procede in maniera spedita, il primo sublotto al Visopoli-Portogruaro, altra opera. Il primo stralcio del secondo sublotto è un'opera di circa 10 km, valore poco più, poco meno di 100 milioni di euro. Opere complesse nonostante non sia estremamente esteso il percorso, perché è attraverso un territorio molto antropizzato, quindi caratterizzato da molti sovrappassi, da molti sottopassi, da scatolari e da opere d'arte minori che non si percepiscono percorrendo la viabilità autostradale, ma che in effetti creano molti rallentamenti e molte difficoltà nell'esecuzione dei lavori. Nonostante il lockdown del Covid, nei mesi scorsi però si è proceduto in maniera tale che prima c'è stato il varo della cavalcavia di Tagliofratta, poi c'è stato il Ponte Lemena, adesso quello di via Casermette. Esattamente, viene posto la prima parte del sovrappasso di via Casermette. Il lockdown ha creato qualche problema, se non ci fosse stato sarebbe stato meglio, ma sto dicendo un'ovvietà non solo per i lavori ma per tutti. Però stiamo cercando di recuperare il tempo che è stato perso nella primavera.